conosciamo tutti, no? In tutti questi anni non ha mai cambiato il suo status, il suo modo di pensare. È una squadra rognosa, difficilissima da affrontare. È una squadra che insomma ti può mettere in difficoltà anche su qualcosa di sporco in tante situazioni, quindi sappiamo che non sarà una partita facile, tutt'altro. Sono insidiosi, hanno anche giocatori di qualità. Però dal canto nostro vogliamo mettere in mostra le nostre qualità, che secondo me anche con gli ultimi innesti, ma non tanto negli 11, perché secondo me anche negli 11 noi avevamo una squadra competitiva, è proprio nel peso specifico dell'esperienza che ti può aiutare, quindi è nella mentalità, è questo che è importante per noi. Valdifiori ci sarà disponibile dal primo minuto. È arrivato anche Pucciarelli, oltre a Valdifiori, cosa possono portare in più questi giocatori? Ma cosa porteranno? Porteranno tanto, perché secondo me sono elementi funzionalissimi a quello che vogliamo fare. Sono molto molto contento di averli a disposizione, perché devo ringraziare la società, perché l'ho già detto, insomma, sarei stato contento di avere giocatori anche funzionali di Serie D. Loro sono il top per me, il top per questa squadra, e quindi porteranno in dote esperienza nell'insegnare anche ai giovani come si approccia una potenziale carriera. Porteranno idee di gioco, mi faranno dormire un po' meno, forse un po' di più alla notte, perché avendo esperienza ti tolgono tanto di insegnamento e soprattutto anche là davanti ne abbiamo bisogno, e quindi secondo me ci aiuteranno molto nel percorso. Senti, la partita di Montevarchi era quella da non perdere, questa è la partita da vincere, sei d'accordo? Sì, questo è molto importante, provare con tutte le nostre forze e energie a far 3 punti. È importante perché poi ti può aprire una settimana di lavoro, insomma, con una rosa tra virgolette nuova, e quindi per noi questa è una partita che sappiamo. Ma sappiamo insomma che non sarà facile, ma lo vogliamo, dovremo dimostrarlo con tutte le nostre forze, con tutte le nostre energie. Però credo che noi abbiamo tante motivazioni, abbiamo la motivazione di voler vincere, quindi di dare la soddisfazione ai tifosi, la soddisfazione di rientrare nella parte centrale della classifica e soprattutto la soddisfazione di migliorare una squadra, no, che nelle prossime settimane può diventare carina. Queste sono le 3 grandi motivazioni che abbiamo per una partita che per noi è molto importante, è molto bella. E quindi soprattutto anche perché vogliamo toglierci insomma l'ultimo mesetto, potrebbe insomma ridarci il sereno da martedì e ricreare un entusiasmo anche con la gente di Pesaro, i tifosi, perché il campionato c'è ancora, siamo alla 13ª, insomma, quindi ci sono ancora 26 gare, sono tante da fare, e quindi è tutto da costruire. Quello che dobbiamo fare è dobbiamo giocare a calcio tutti i 90 minuti. È chiaro che la partita di Montevarchi è stata preparata in due fasi, una dove abbiamo diciamo tra virgolette temporeggiato la partita nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo secondo me fatto 25 minuti buoni e 20 minuti dove abbiamo rimesso un po' troppi palloni lunghi, un po' troppe palle sporche, invece dobbiamo toglierci, dobbiamo continuare a giocare perché questi sono giocatori di qualità, che vanno innescati giocando basso, giocando palla a terra, in velocità, e le nostre caratteristiche sono chiare e dobbiamo farlo però per tutti i 100 minuti, non a corrente alterna, prendendoci dei rischi, giocando, perché ancora secondo me, per quello che ho nella testa, l'abbiamo fatto vedere a sprazzi. Pucciarelli è pronto, nel senso è pronto per l'idea, è prontissimo, non ha bisogno di né lui né Valdifiori, avete visto quanto ci ha messo Valdifiori a entrare dentro l'idea che abbiamo. E lui, essendo un attaccante, ritieni che sia possibile che sia pronto già per la partita successiva? No, me lo auguro, me lo auguro, se si è allenato sta bene. Sempre che arrivi no. Il transfer, non so come. Sì, se l'allenato sta bene, sì, la prossima partita sarà a disposizione, ma poi non andremo tanto a toccare le cose che gli piacciono. Questo è. Quindi cioè, abbiamo un giocatore pronto, abbiamo un giocatore a livello tattico sicuramente pronto, a livello
Atletico che dovrà crescere, il modo migliore per farlo crescere è quello di farlo giocare.